Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Vertova, dove sta per disputare la sfida tra Vertovese e Codogno. È la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B. La Vertovese, dopo una straordinaria stagione la scorsa, la prima in eccellenza, combinata col secondo posto finale e col secondo turno playoff, quest'anno ha cambiato tantissimo, ripartendo di fatto con l'obiettivo di mantenere la categoria, ma è ripartita fortissimo, 3 vittorie su 3 fino a questo momento. Oggi vorrà continuare con la serie, fornendo un'altra prestazione importante dalla parte opposta. Invece il Codogno, partito anche lui con l'obiettivo di mantenere la categoria, però rimediato una sconfitta all'esordio settimana scorsa, 2-0 sul campo della Louisiana. Oggi cercherà il riscatto, cercherà i primi punti per inseguire la salvezza. Passo subito a leggervi le formazioni. Vertovese in campo con la maglia granata, si schiera con 1 Pilenghi, 2 Martinelli, 3 Dossi, 4 Legnani, 5 Bastioni, 6 De Leidi, 7 Nasatti, 8 Marchesi, 9 Messedaglia, 10 Signorelli, 11 Serralunga. Il mister Alessandro Locatelli. Risponde il Codogno in maglia blu con 1 Re, 2 Visioli, 3 Mazzucchi, 4 Mazzini, 5 Bertelli, 6 Cigognini, 7 Albertini, 8 Mavrov, 9 Migliavacca, 10 Warad, 11 Campadelli. Il mister è Massimo Mazza, arbitro del match, il signor Andrea Coppelli della sezione di Mantova. Guardaline hanno preso posto ai bordi del campo, la Vertovese attaccherà dalla destra alla sinistra, le vostre schemi, risponderà dalla parte opposta il Codogno. Partiti! Primo possesso palla, Vertovese con De Leidi per Bastioni. Palla profonda a cercare la rapidità e la palla dentro da parte di Nasatti. Palla però raccolta senza grossi problemi da Luca Re, il portiere del Codogno, classe 2000. Il suo rinvio profondo però stacca ancora bene De Leidi. Poi Messedaglia fermato, quindi possesso gestito dalla Vertovese con Nasatti, partiti subito a ritmi altissimi. I 22 in campo, come detto, la Vertovese ha iniziato la stagione al meglio dopo quella trionfale scorsa, la prima in eccellenza col secondo posto finale, con l'eliminazione al secondo turno playoff ai danni contro il Breno, ma questo è sicuramente oltre ogni aspettativa. Quest'anno ha cambiato tantissimo in estate, 17 cambi in rosa per il confermatissimo mister Locatelli. Si è mosso comunque sul mercato con grande intelligenza, come di consueto il direttore sportivo Bortolotti, allestendo una rosa comunque importante per far divertire il presidente Guerini, per far divertire ancora una volta la piazza di Vertova, chiaramente con l'obiettivo principale di mantenere la categoria. E la Vertovese è partita in maniera straordinaria anche in questa nuova stagione, mentre torniamo in cronaca, perché Serralunga cerca il destro, Marchesi il capitano, poi Murat, diciamo Vertovese che nonostante i tanti cambi è partita come aveva chiuso lo scorso anno, 3 vittorie nelle 3 gare ufficiali di questa stagione, 2 in Coppa Lombardia che hanno significato il passaggio del turno e poi la vittoria in campionato all'esordio nel derby contro l'Albino Gandino, subito partita di grandissimo fascino alla prima giornata. Vertovese ha risposto vincendo il derby con il gol di Messedaglia e quindi oggi si presenta con grande entusiasmo, con la volontà di continuare, di raccogliere un'altra vittoria per alimentare subito sogni superiori alla semplice salvezza. D'altra parte chiaramente il Codogno sconfitto 2-0 come abbiamo detto dalla Louisiana nella prima di campionato, oggi cerca l'immediato riscatto, cerca i primi punti della sua stagione qui a Vertova per inseguire
la salvezza, che è l'obiettivo dichiarato della formazione milanese. Adesso palla sopra da parte di Legnani, regge bene però la formazione ospite, se li batti e ribatti alla fine mette ordine in maniera prensevole Mavrov. Giro palla Codogno, Guarad cercato subito la profondità per il movimento di Emilia Vacca, il classe 95, il puntero è però venuto in contro, non sono capiti i due, palla finita docilmente tra le braccia di Alzio Pilenghi quando il cronometro dice 4 esatti questo primo tempo, chiaramente ancora 0-0, ma match che è iniziato subito ad altissimi ritmi. Con l'out adesso in favore della Vertovese con le mani Martinelli. Signorelli Martinelli scambiano i due. Trama che adesso si sviluppa ancora sulla destra, ancora con Signorelli contenuto in rimessa laterale. L'ex attaccante del Seregno, uno dei tanti arrivi in estate per la Vertovese. Giocatore tecnico e rapido, avete già visto in queste prime giocate. Grande qualità per lui, adesso ancora con le mani Martinelli, lui invece è uno dei pochi confermati, il classe 99, tatticamente molto duttile, capace di fare sia il terzino destro che il centrocampista. Oggi abbiamo visto giocare nel suo ruolo probabilmente preferito, quello di esterno basso, cross stavolta sballato, rinvio dal fondo per il Codogno. Visioli, palla sopra, cercare ancora il movimento di Warad, palla poi raggiungibile, blocca facilmente Pilenghi, ex Fiorente Colognola, portiere di grande esperienza, ha giocato diversi anni in eccellenza, una sicurezza per la categoria. C'è anche però per Locatelli l'alternativa altrettanto importante rappresentata da Lorenzo Attuati, il classe 99, che l'anno scorso ha giocato diverse partite allo Zingonia Verdelino, che soprattutto fa ancora la regola. Ricordiamo, quest'anno 3 giovani da schierare obbligatoriamente in campo in promozione in eccellenza, un 99, un 2000 ed un 2001, quindi quando Locatelli avrà la possibilità di schierarli tra giocatori in movimento, in porta opterà per l'esperienza di Pilenghi, quando invece avrà meno giovani a disposizione tra giocatori in movimento potrà sempre ricorrere ad Attuati, che ripetiamo nonostante la giovane età ha già esperienza in categoria. Adesso calcio di punizione al 6-18 di questo primo tempo per il Codogno, con la Vertovese tutta chiusa a difendere dentro l'area ad eccezione di Luca Signorelli. Qui c'è il direttore di gara, palla dentro, ha cercato la sponda volante Andrea Migliavacca, giocata però dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, di fatto non è riuscito a tenerla sul terreno di gioco, rinvio dal fondo che sarà ancora per la Vertovese, ancora con Pilenghi. Rinvio profondo per Marchesi, il capitano da diverse stagioni ormai qui a Vertova, con una pista di grande forza fisica, dotato però anche di ottime capacità tattiche e di un gran tiro, un determinante con un gol nei supplementari rifilato alla Rodense nel terzo turno playoff di promozione 2 anni fa per la cavalcata della Vertovese, poi culminata appunto con il salto in eccellenza. Anche l'anno scorso tante buone prestazioni per lui, e quindi confermato ancora una volta dal direttore sportivo Bortolotti. Adesso va a commettere fallo Messedaglia, anzi no, l'out sarà in favore della Vertovese. Messedaglia che è andato a duellare come di consueto con grande vivacità, lui che è la terzo anno alla Vertovese, l'anno scorso ad altissimi livelli nel campionato di eccellenza con tantissimi gol realizzati, perché
nei primi sei mesi in promozione era stato comunque importante nella cavalcata playoff. Quest'anno è partito altrettanto forte il numero 9, subito in gol nel derby di settimana scorsa, gol decisivo nell'1-0 imposto ad Albino alla team di Roberto Radici. Adesso out in favore della Vertovese con le mani Martinelli. Ottimo controllo da parte di Nasatti, cerca lo spunto, poi va a terra, forse toccato duro, vediamo se ci sarà bisogno dell'intervento dei sanitari. Il direttore di gara va a controllare la condizione di Nasatti, che resta a terra dopo il contatto con Cigognini. Una di gara però per il numero 7, perfettamente in grado di proseguire al 9:20 del primo tempo. Al rinvio Re. Cigognini. Visioli. Errore banale stavolta per lui. Controllo apparentemente semplice. Non è riuscito e quindi può ripartire la Vertovese. De Leidi. Bastioni, che va a comporre di fatto la coppia centrale difensiva dei Granata di casa. De Leidi, giocatore di grande esperienza, ha giocato anche tra i professionisti l'anno scorso a Caprino, arrivato per dare solidità e guida alla linea difensiva della Vertovese, affiancato dal giovane classe 2000 Bastioni. Anche lui però subito è entrato in maniera perfetta nei meccanismi dei seriani, subito protagonista in maniera positiva nelle prime sfide della stagione. La linea 4 difensiva è completata a destra dal già citato Martinelli, a sinistra da Nicolas Dossi, il classe 97. Svolta palla profonda, irraggiungibile però per Nasatti, quindi rinvio che sarà per il Codogno. Come detto appunto, questa è la linea 4 a proteggere Pilenghi, poi in mezzo al campo a fare la volante davanti alla difesa c'è Legnani, affiancato da una parte da Nasatti, dall'altra la Marchesi, il tridente oltre a Bomber, a Messedaglia e a Signorelli. C'è Serralunga, il classe 2001, a dare ulteriore imprevedibilità al reparto offensivo Granata. Adesso palla dalla parte opposta, controllata docilmente con le mani da Pilenghi. Bastioni. Non passa il suo pallone, la recupera però ancora lui di testa. Poi la sponda efficace di Martinelli per Messedaglia, palla sparata via in rimessa dal Codogno. 11:42 sul cronometro, match molto intenso, si gioca ad alti ritmi con Martinelli che qui va a terra però senza contatto falloso, e quindi l'out dalla sinistra sarà stavolta in favore degli ospiti maglia azzurra. Nasatti, direttore di gara, fa giocare ancora una volta, interviene però stavolta perché l'intervento di De Leidi era particolarmente scomposto. Direttore di gara che in questo avvio sta lasciando correre molto, dobbiamo dire però fin qui match correttissimo, tanta intensità, tanta fisicità, ma nessun intervento scomposto da parte dei 22 in campo. Sventagliata a destra a cercare Visioli, palla però irraggiungibile per lui e quindi out in favore della Vertovese. De Leidi. Pilenghi, il suo rinvio profondo a cercare la sponda di Messedaglia, trovandola non riesce poi a recuperarla Serralunga. Chiaramente l'anno scorso Messedaglia era abituato di fatto a giocare con un attacco a
ha due frecce, insieme a lui c'era Bomber Omar Tori, quest'anno trasferitosi alla Pradalunghese. Cambia il modo di giocare, quindi da parte del Vertovese non più due punte di forza fisica, bensì, come detto, il tridente con Mescelaia sempre a fare la punta di riferimento centrale, ma con nessuno vicino, bensì due esterni offensivi di gran qualità, come già citati e presentati, Signorelli e Serralunga. Adesso però punizione fuori dal Codogno. Attende il fischio del direttore di gara, ospiti che attaccano l'area con quattro uomini. Vertovese che si abbassa a difendere, all'eccezione di Mescelaia e Signorelli. Cerca addirittura la botta verso la porta Mitko Mavrov, il classe 91. Grande forza nella sua conclusione, scarsa precisione però, palla lontanissima dallo specchio della porta difesa da Pilenghi. Numero 1 Seriano chiama a gran voce i suoi e va a effettuare l'invio. Serralunga, ottima sponda per Marchesi, si inserisce lui, Marchesi sterzata, poi però trova una soluzione a metà tra il tiro e il cross, c'è un'aviazione, corner per la Vertovese. Quindici esatti in questo primo tempo, sempre 0-0, match intenso e Vertovese che va a calciare con Martinelli dall'angolo. Palla tesa, incornata di Mescelaia, non riesce a colpire bene però il numero 9, palla alta sopra la traversa. Siamo appunto, match molto intenso, alti ritmi con i padroni di casa a fare la partita e il Codogno a chiudersi e ad agire di rimessa. Devo dire però fin qui non si sono viste occasioni vere e proprie, forse la più importante proprio incornata di poco fa di Mescelaia, però terminata lontanissima dallo specchio. Per il resto portieri fin qui spettatori, ordinaria amministrazione per loro. Partita che però, ripetiamo, si sta sviluppando ad alti ritmi, molto gradevole per il folto pubblico come sempre presente qui sulle tribune di Vertova e per voi che state seguendo la sfida davanti alle televisioni sulle tribune. Qui presente anche Simone Cerea che sta recuperando da un infortunio serio e che rientra con la Vertovese. Adesso palla dentro di Nasati, murata in rimessa laterale dal Codogno, riparte dalla sinistra la formazione seriana con le mani in Serralunga, il classe 2001. Oggi oltre a lui a fare la regola per la Vertovese ci sono il centrale Bastioni e il terzino Martinelli, appunto un 99, un 2001 e un 2000, come reso obbligatorio dalla federazione. Dopo la presa facile fa ripartire i suoi. Bertelli, Campadelli, cercato Bigliavacca che al contatto con Bastioni va a terra. Proteste da entrambe le parti, il Codogno vorrebbe il giallo per Bastioni, la Vertovese invece non reputava falloso il contatto tra il difensore e Migliavacca, tant'è che l'arbitro ha scontentato entrambi perché ha segnato punizione al Codogno senza però stare cartellini. Si ripartirà con il piazzato poco sopra la metà campo in favore dei milanesi, 18 esatti sul cronometro, sempre 0-0. Fa ripetere il direttore di gara, il signor Coppelli di Mantova,
facendo arretrare il pallone di qualche metro. Martinelli, poi Codogno con la rapidità di Albertini, sempre il numero 7, si accappala dentro, la trova bene, perfetta però la diagonale di Dosci, non altrettanto il rinvio di Bastioni con Pilenghi, è costretto a cavarsela con i pugni, il rimpallo poi lo favorisce, quindi il rinvio dal fondo sarà per lui. Bertovese, Bastioni, sempre lui dopo lo scambio con Legnani, palla profonda a cercare il taglio di Serralunga che arriva puntuale, poi fa giocare ancora il direttore di gara Martinelli, palla dentro, contrastato, calcio d'angolo, Bertovese che prova a aumentare i ritmi per mettere in difficoltà la formazione ospite che fin qui però pur giocando col baricentro basso sta reggendo bene, sta concedendo il minimo possibile all'avversario, anche se di fatto non è quasi mai riuscito a ripartire. Bertovese fin qui tanto possesso palla ma scarsa incisività sotto porta, ci prova adesso attaccando l'area con 5 uomini, palla dentro, eccolo Messedaglia, non impatta il pallone in maniera perfetta e quindi pallone che teme l'autore di fondo, ma stavolta Bertovese velenosa dentro l'area con Messedaglia che non è riuscito a colpire la distanza ravvicinata. Il taglio da parte di Albertini per la velocità dalla parte opposta di Mazzucchi, palla però irraggiungibile per il classe 99, è già ripartita da Bertovese. Martinelli, Messedaglia contrastato, out stavolta in favore degli ospiti. Con le mani Mazzucchi, cerca Emilia Vacca, anticipato, poi Messedaglia. Stavolta sì, il contatto era evidente, il direttore di gara ferma il gioco, segna punizione per la Bertovese, match che fin qui è stato comunque abbastanza spezzettato da diversi contrasti, nonostante ripetiamo il direttore di gara sta lasciando giocare molto, rischiando solo i contatti più evidenti. Adesso altra palla dentro di Nasatti per la sponda tentata da Marchesi, palla però raggiungibile per il numero 8, Nasatti, con un passato anche al Nibiono, giocatore di grande qualità e di grande esperienza, nonostante sia 1,96, sicuramente ancora molto giovane, di fatto con una carriera davanti. Codogno, il taglio di Visioli perfetto a cercare Campadelli, dalla parte opposta con la rapidità di Albertini, poi del traversone raccolto ancora da Visioli, era sceso molto bene dalla parte opposta Mazzucchi che sta spingendo appena può sulla corsia mancina, anche se fino a questo momento non ha mai trovato la misura del traversone, da due tentativi per lui senza riuscire a innescare però dentro l'area bomber Emilia Vacca. Bastioni, poi Guarad, tutto mancino, protegge bene palla e la scarica. Cigognini, palla consegnata a Marchesi, ripartenza immediata, ha cercato subito la trivela profonda Marchesi per innescare Messedaglia, anticipato però dall'uscita puntuale di Lucarè, qui è un 2000, molto giovane, scelta quindi da parte di mister Mazza di schierare un giovane tra i pali, gli altri due
a fare la regola sono il terzino sinistro Clash 99 Mazzucchi, l'attaccante esterno Campanelli Clash 2001. Attenzione dentro l'area, ha provato a entrare Albertini, ha chiuso però ancora una volta bene De Lady, conferma al 23esimo e 30 di questo primo tempo tutta la propria esperienza, il proprio senso tattico andando a spazzare il pericolo. Mavrov, apertura pennellata a cercare Warrad, spone dentro l'area dove però non c'è nessuno, l'ha seguito con grande attenzione Nicolas Dossi, ex Brusaporto, quindi l'anno scorso questo campionato con il Brusa l'ha vinto. Lui è un 97, ancora giovane, non fa più la regola, ma ha già esperienza in categoria, mette qui il direttore di gara, fatto contraddicendo anche la sensazione delle guardaline, nota un tocco da parte degli ospiti in maglia azzurra, quindi assegna calcio d'angolo alla Vertovese, Granata che provano a sfruttare questa situazione attaccando l'area di rigore con 5 uomini. Palla dentro e messa fuori dal cordogno. Dossi, tocco non perfetto per Martinelli, si è impegnato il numero 2, non è proprio riuscito a tenere il pallone sul terreno di gioco, qui non ha colpito bene Dossi, di fatto regalando l'out al Codogno. Eccolo Martinelli, tocco sotto, ottima caspone di messa d'aria, buona trama in uscita della Vertovese, poi però non riesce a sfociare sulla sinistra per la chiusura perfetta da parte di Visioli. Allora messa d'aria che aveva recuperato il possesso, è andato giù, stavolta proteste vibranti anche dalla tribuna nei confronti del direttore di gara, volevano il contatto falloso ai nani del bomber di casa. Il direttore di gara che però ha fatto giocare alla fine sportivamente Visioli, ha messo il pallone fuori. Messa d'aria perfettamente in grado di proseguire, si è già rialzato sportivamente. Adesso la Vertovese andrà a restituire il possesso agli azzurri ospiti, lo fa con De Lady, esatti in questo primo tempo. Mes che continua a rimanere bloccato con la Vertovese che fa con più continuità la partita, decise il possesso in maniera continuativa ma senza però riuscire a produrre in area di rigore, anche se dobbiamo dire i sariani non hanno praticamente mai lasciato nulla alle spalle. Il Codogno con il baricentro basso è vero che sta reggendo molto bene, di fatto palle gol alla Vertovese non ne ha concesse, è anche vero che però non è praticamente mai riuscito a ripartire in maniera velenosa, si è limitato ad alleggerire la pressione senza riuscire a costruire minacce verso la porta avversaria. Bastioni, Marchesi, esce in palleggio di testa alla Vertovese, lo fa in maniera efficace, poi trivela ad occhi chiusi da parte di Serralunga, palla però irraggiungibile per Signorelli che fin qui si è mosso molto ma ha ricevuto pochi palloni giocabili. Il Clash 98, ricordiamo ancora, arriva dal Seregno, abituato quindi anche a categorie superiori, grande qualità per lui sicuramente nelle idee tattiche di mister Locatelli, va a prendere il posto di Baldrighi arrivato l'anno scorso qui a Vertova durante la sessione invernale del mercato, che nel giorno di ritorno ha dato tantissimo in termini di imprevedibilità, di capacità di saltare l'uomo alla Vertovese. Baldrighi che appunto quest'estate è tornato alla Virtus, proprietaria della Virtus Bergamo Ciserano, proprietaria del suo cartellino, poi riprestato non più però a Vertova. E quindi Andrea Bortolotti ha optato per Signorelli oltre a lui e al confermato Messedaglia. L'attacco
in attacco la Vertovese dispone anche di alternative importanti. Uno di questi è Marco Calili, del classe 98, oggi in panchina, arriva dalla Colognese. Giocatore sicuramente con qualità interessanti. E poi Rulli, l'anno scorso grande protagonista alla Trevigliese, che ha vinto la promozione. Rulli però infortunato, infortunio grave per lui nel finale, sta recuperando, entrerà verso novembre e dicembre insieme, come già detto, a Simone Cerea, anche lui qui a Vertova. Albertini addirittura addosso 3, riesce però a tenerla molto bene Albertini, gran giocata del numero 7 che ha protetto palla, stretto da tre marcatori e ha poi guadagnato il calcio d'angolo, il massimo possibile ricavabile da quella situazione. Corner che adesso andrà a effettuare Danilo Mazzini. Corner però battuto malissimo, la Vertovese può liberare. Adesso palla dopo una serie di rimpalli a destra per il traversone di Migliavacca. Bravo qui a chiudere in maniera perfetta la diagonale Martinelli, a spazzare l'area. Riparte la Vertovese, messa d'aglia, buona la sua sponda, Marchesi. Martinelli, manovra che adesso si sviluppa a destra. Nasatti Martinelli, nel frattempo il Codogno però ha già recuperato la posizione, molto rapidi gli 11 di Mazza a mantenere l'ordine tattico e a recuperarlo quando lo perdono. Aspetta! 30 e 25 in questo primo tempo, sempre 0-0. Spartito tattico immutato fin dall'avvio. Tanta intensità, Vertovese che fa la partita, Codogno che si chiude e riparte. Emozioni però fin qui con il contagocce, sono state trame anche gradevoli. Le due formazioni non sono mai entrate in area di rigore in maniera minacciosa. Ho provato ovviamente di più la Vertovese, ma se escludiamo due colpi di testa sballati di messa d'aria, non ha prodotto nulla la formazione di casa. Dalla parte opposta invece il Codogno di fatto ha cercato soltanto di alleggerire il forcing granata senza mai riuscire ad imbastire manovre concretamente pericolose. Adesso Marchesi sbaglia l'appoggio, poi partire la formazione ospite. Albertini per Mazzucchi, contenuto, l'ultimo tocco è il suo, l'out per la Vertovese. Proteste stavolta vibranti da parte della formazione ospite, soprattutto il mister. Voleva l'out in favore dei suoi, giudizio però diverso da parte della terna arbitrale, mentre qui Guarada ha giocato una palla timida alle spalle e Cigognini ha dovuto raffrettare la giocata per scongiurare l'anticipo di Serralunga, che si sarebbe trovato in caso di recupero pallone lanciato verso la porta. Bastioni, elegante in uscita, Signorelli col suo mancino prensile, messa d'aglia, messo giù, stavolta fallo evidente, direttore di gara Eli a due passi, segna calcio di punizione in favore della Vertovese. Va anche a richiamare a gran voce Matteo Bertelli, il centrale difensivo del Codogno, e fin qui sta reggendo bene, affiancato da Cigognini con Visioli a destra e Mazzucchi a sinistra. Poi di fatto modulo quasi speculare a quello dei padroni di casa per il Codogno, che presenta Mazzini come volante davanti alla difesa,
affiancato da Warad e Mavrov. E poi davanti a sostenere Bomber Migliavacca, Albertini e Campadelli. Mazzini. Palla destra per Visioli. Warad. Controllo però impreciso del numero 10. E possesso gestito dai Seriani. Bastioni. Legnani attaccato alle spalle. Guadagna il calcio piazzato. Marchesi di prima intenzione. Palla recuperata da Dossi, che protegge il pallone mettendo il corpo tra la sfera e Warad. Guadagna la rimessa da sinistra. Marchesi, Dossi. Cercato la sponda messa d'aria, stavolta imprecisa, ma il possesso è sempre granata dei Lady. Nasatti, Signorelli. Buono stavolta il suo movimento, no? Però l'imbucata ha trovato il filtro efficace del Codogno con Nasatti, che poi per recuperare il pallone entra a gamba tesa sul pallone, sì, ma poi mette in maniera scomposta. Direttore di gara stavolta opta per il calcio piazzato, andando a spiegare poi la sua decisione a capitano Marchesi. Calcio piazzato ovviamente in favore degli azzurri ospiti. 35 sul cronometro, sempre 0-0. Sentite in sottofondo anche le indicazioni del direttore sportivo Bortolotti, che come sempre si fa sentire a gran voce, dando man forte anche in questo a mister Locatelli. Anche lui sempre molto partecipe al match, sempre pronto a dare indicazioni ai propri giocatori. Marchesi, Bastioni, una volta il Codogno prova ad alzare il proprio baricentro, a portare il pressing nella metà campo avversaria, non lo fa però in maniera efficace, esce la Vertovese, Bastioni, Nasatti, profondo per Signorelli, l'ultimo tocco è il suo, out in favore del Codogno. Cioè qui Nasatti ha tirato un missile a Signorelli, palla che per la verità si è anche alzata, quindi non era nemmeno a pelo d'erba, impossibile da controllare per il numero 10. Stavolta l'ultimo tocco è ancora della Vertovese, quindi la rimessa è in favore degli azzurri di Codogno. De Lady, chiusura perfetta, Bastioni. C'è di duelli aerei e ancora De Lady a mettere ordine. Una palla però troppo profonda per Signorelli, quindi Codogno che non riesce a ripartire. Marchesi per Messedaglia, bravo stavolta Cigognini a leggere la traiettoria del pallone, a liberare. C'è di ping pong in quest'ultima fase. Le due squadre che recuperano il possesso ma poi non riescono ad imbastire la manovra e finiscono sempre per consegnare il pallone all'avversario. Stavolta la sfera riparterà dalle mani di Nicolas Dossi, il terzino sinistro. Legnani, Pilenghi, fin qui come il suo collega dalla parte opposta a Re. Spettatori non paganti della sfida, le due squadre hanno mai calciato verso la porta. Marchesi, Dossi, cercato il dribbling, contenuto, out comunque in suo favore. Bastioni, Nasatti,
lancio per Martinelli, ottima la sua sponda, attenzione a Signorelli dentro l'area, ha cercato il dribbling secco, bravo a non farsi sorprendere Bertelli. Codogno che davvero sta difendendo con grande attenzione, bravo ad occupare gli spazi, bravo a leggere tutte le situazioni, a non concedere mai la giocata semplice ai giocatori di maggiore qualità della Vertovese, a raddoppiarli con efficacia. Ovvio non sarà facile per una formazione di mister Mazza mantenere questi ritmi per tutti i 90, quello che spera. Chiaramente la Vertovese ha un calo dell'intensità degli avversari per riuscire a trovare spazi maggiori per sviluppare il proprio gioco. Qui grande intervento di Bastioni, pulito sul pallone, poi però Signorelli sbaglia un appoggio apparentemente semplice nei confronti di Martinelli, regala l'out al Codogno al 39-10 di questo primo tempo. Marchesi, Messedaglia Marchesi, ancora una volta però raddoppiato in maniera efficace, stavolta è Mavrov a chiudere. Dossi scaricato per Serralunga, poi però rimedia anche un calcione Dossi, il direttore di gara interviene rischiando fallo e primi segni di nervosismo di questa sfida con Mavrov che va a protestare in maniera vivace nei confronti di Dossi, un po' di tensione, direttore di gara però che sta sì lasciando correre molto ma sta anche dando sempre spiegazione in seguito alle sue decisioni, sta gestendo quindi con maniera precisa il match, non se lo sta facendo sfuggire di mano, anche stavolta ha messo ordine e pace tra i 22 in campo. De Lady la mette direttamente dentro l'area con l'uscita pregevole di pugno da parte di Lucarè. Martinelli con le mani, per Nasatti, palla però difficile da domesticare per il numero 7, stavolta rumoreggia anche il pubblico. Martinelli avrebbe dovuto chiaramente eseguire in maniera migliore questo out, servendo sui piedi Nasatti, non sulla testa. Chiaro che in corsa il numero 7 non poteva di certo tenere quel pallone. Qui Dossi va a commettere fallo su Arad e quindi calcio di punizione in favore degli azzurri ospiti. Sul pallone Danilo Mazzini, classe 86, il volante davanti alla difesa del team di mister Mazza. Ancora Mazzini, ha cercato la palla dentro, stavolta però totalmente sballata, la consegna di fatto tra le braccia di Pilenghi. Bastioni, Pilenghi stavolta opta per il rinvio profondo a cercare il movimento di Messedaglia che quasi quasi viene innescato da Mazzucchi, stavolta appoggio sbagliato del numero 3, rimedia però sparando lontano la linea difensiva del Codogno. La Vertovese guadagna comunque diversi metri e andrà ancora dalla destra con la rimessa da parte di Martinelli. Signorelli cerca di sviluppare la sua qualità con questo traversone per Messedaglia. Non ci arriva però il bomber di casa, blocca facilmente Lucarè. Messedaglia che si fece conoscere nel calcio provinciale in promozione con il Ponteranica. Grande stagione per lui quella. Poi il salto al Verdello, sei mesi
però non all'altezza delle aspettative, quindi il trasferimento qui a Vertola, dove invece si è confermato ad altissimi livelli anche nella categoria superiore. Nel frattempo è arrivato il primo giallo del match nei confronti di Sciaralunga. Ha notato dal direttore di gara, non stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, più recupero in questo primo tempo fin qui avaro di emozioni con tanti duelli in mezzo al campo, ma con le difese che hanno prevalso in maniera fin qui agevole sugli attacchi. Bastioni, palla sopra per messa l'aria come di consueto, chiaro che in queste situazioni la Vertovese è meno pericolosa rispetto alla scorsa stagione, quando era Torri andare a saltare e Messedaglia poteva aggredire la profondità. Adesso, giocando con di fatto una sola punta centrale, appunto Messedaglia, chiuso nella morsa dei due centrali avversari, diventa difficile riuscire a metterli in difficoltà con le palle lunghe. Attenzione, Messedaglia va giù, calcio di punizione. Stavo appunto dicendo, difficile innescare Messedaglia con i lanci lunghi. Allora il bomber si è messo in proprio, è andato a recuperare il pallone al centrale difensivo avversario, si è involato verso la porta, steso, chiaro fallo da ultimo uomo, è arrivato il rosso e quindi Codogno che resta in 10 uomini. Messedaglia non si è arreso nonostante la palla precedente fosse irraggiungibile, è rimasto attento anche in fase non possesso, è andato a pressare, ha approfittato della indecisione del difensore avversario, gli ha rubato palla, ripetiamo, si è lanciato verso la porta, messo giù fuori dall'area, non si è guadagnato il calcio di rigore perché il fallo è avvenuto prima dell'ingresso in area, ma si è guadagnato il calcio di punizione, soprattutto il rosso per fallo da ultimo uomo. Rifilato ad Andrea Cigognini, il centrale difensivo classe 98. Errore grave stavolta per lui, perché qui non aveva sbagliato nulla. È incespicato sul pallone in fase di uscita e ha perso il controllo per evitare guai maggiori. Con Messedaglia ha lanciato a rete, l'ha steso, è riuscito a evitare il penalty perché appunto ha commesso fallo prima dell'ingresso in area, ma non è riuscito ad evitare la sanzione del direttore di gara, che l'ha espulso, e quindi Codogno in 10 uomini. E mentre abbandona il campo Cigognini, la Vertovese cercherà di sfruttare questo calcio piazzato prima dell'intervallo, consapevole di poter giocare tutta la ripresa con gli avversari in 10. Sul pallone adesso Nasatti e Messedaglia. Tocco corto di Nasatti, verosimilmente botta di Messedaglia, vedremo se sarà così. Così è, palla però troppo centrale, blocca facilmente Luca Re, e su questa situazione il direttore di gara fischia alla fine del primo tempo che si chiude sul punteggio di 0-0, grande equilibrio, zero occasione da gol, ma l'episodio clamoroso proprio nell'ultimo minuto, il rosso per il fallo dell'ultimo uomo rifilato a Cigognini, e quindi Codogno che entra dopo l'intervallo con l'uomo in meno. Vertovese potrà spingere in superiorità numerica per BB 45. La Vertova è tutto, vi diamo appuntamento alla ripresa. Bene, tornati in collegamento con lo stadio comunale di Vertova, dove sta per iniziare la ripresa della sfida tra Vertovese e Codogno. Primi 45 conclusi sul punteggio di 0-0, ma episodio chiave nel finale, appena prima dell'intervallo, con il rosso rifilato a Cigognini per fallo da ultimo uomo, e quindi Codogno in 10 uomini.
la Vertovese che nel primo tempo, pur facendo la partita, non è riuscita a produrre. In questa ripresa cercherà di spingere con ancora più continuità, di approfittare della superiorità numerica per riuscire a graffiare in area di rigore, per riuscire a conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato, la quarta compresa la Coppa Lombardia, per continuare di fatto a rimanere a punteggio pieno in questo avvio di stagione. Il Codogno invece, dopo 45 ben giocati in cui ha chiuso tutti gli spazi, in cui ha concesso praticamente nulla all'avversario, pur senza riuscire a ripartire in questo secondo tempo, dovrà continuare a reggere giocando con l'uomo in meno. Dovrà sicuramente serrare le fila, mostrare ancora più attenzione, ancora più intensità per riuscire quantomeno a conservare il risultato di equilibrio, per raccogliere i primi punti di questo suo campionato, per inseguire la salvezza dopo la sconfitta nel match d'esordio. 2-0 sul campo della Louisiana. Codogno in campo con la divisa azzurra, attacca dalla destra alla sinistra, le vostre schemi, risponde ovviamente dalla parte opposta con la divisa granata, la Vertovese. Adesso calcio di punizione Codogno. Vediamo sullo sfondo tantissimo movimento, riguardante la panchina seriana. Locatelli ovviamente ha mandato i suoi a scaldare, vuole avere i cambi pronti per cercare di poter variare lo spartito tattico, per poter dare maggiore imprevedibilità ai suoi. Mentre dalla parte opposta, sulla panchina del Codogno, solo un uomo a fare scaldamento, evidentemente mister Mazza vuol proseguire così. Adesso Signorelli ha cercato il pallone a rimorchio, non è passato però, ha chiuso il Codogno dei Lady. Legnani, Martinelli cerca il pallone profondo per il taglio di Serralunga, unico ammonito del primo tempo. Palla però bloccata facilmente da Re in uscita. Chiaro che questa ripresa sia partita con la Vertovese che spinge e il Codogno che cerca di contenere. Ha abbassato ulteriormente il baricentro, formazione ospite, dovendo, come detto, affrontare questa ripresa con l'uomo in meno, con le mani Visioli. Chiude bene Dossi, poi Marchesi, tanta forza fisica per lui, ovviamente non ha grandissima rapidità, essendo anche molto alto, qui bruciato nel breve da Bomber Migliavacca, che si guadagna un calcio di punizione utile a far trascorrere secondi preziosi e a far respirare i suoi. 3:40 sul cronometro, Mavrov la mette direttamente oltre il fondo, ha provato a tenerla in campo, non c'è riuscito però Luca Albertini, quindi rinvio dal fondo che sarà in favore della Vertovese. De Lady guida lui, palla a destra aperta da Legnani per Martinelli, appoggio però banale stavolta sbagliato dal numero 2 che chiede scusa. Cioè, nelle intenzioni voleva servire Nasati, non ha però fatto in maniera adeguata. Parlavamo in precedenza del riscaldamento della panca della Vertovese, abbiamo già citato nel primo tempo Marco Calil, l'attaccante, altro però giocatore di livello in panchina nella forza sciariana è Paolo Facchinetti, il classe 84, che ha giocato anche in categorie superiori negli ultimi 2 anni a Telgate, è arrivato alla fase finale del mercato alla Vertovese, rinforzo importante sicuramente per il team di Vertova, non è evidentemente ancora al 100%, ma sicuramente durante l'anno potrà dare un valore aggiunto di esperienza e qualità, lui che è un centrocampista ma può ricoprire anche ruoli più offensivi.
due anni fa, è arrivato durante la sessione invernale del mercato al Telgate e fu uno dei giocatori maggiormente determinanti nel trascinare la Schirmet al trionfo in campionato, al salto in eccellenza l'anno scorso. Stagione non all'altezza delle aspettative a Telgate, anche se Facchinetti per la verità il suo contributo l'ha dato sempre. E appunto adesso l'approdo alla Vertovese, vedremo se la partita in corso lo utilizzerà Locatelli. Mette qui, c'è il corner in favore delle granate di casa. Palla dentro di Signorelli, Marchesi, secondo palo, si coordina, la controlla. Ancora palla dentro di Nasatti, la tiene in campo Bastioni, attenzione. Bastioni, palla che gira sul secondo palo, la mette ancora fuori il Codogno, ma adesso Vertovese che spinge a sprombattuto Nasatti. E grande uscita di Re, che subisce anche fallo. Continuando la carrellata con la panca della Vertovese dopo avervi riferito di Facchinetti e Calil. Ovviamente in panchina c'è anche il 2000 Drago, l'anno scorso grandissimo protagonista qui a Vertova, confermatissimo ovviamente da mister Locatelli e il direttore sportivo Bortolotti. Oggi parte dalla panca, ma sicuramente sono piste di qualità e quantità. Oltre a Paolo Galli, del classe 97, jolly difensivo lui da diverse stagioni a Vertova. Giocatore di notevole esperienza, nonostante sia un classe 97, abbia solo 22 anni. Adesso duello messo d'aria Mavrov, alla fine il fallo. Secondo il direttore di gara, il signor Coppelli di Mantova l'ha commesso messo d'aria, quindi calcio di punizione in favore del Codogno. 7-10 di questo secondo tempo, sempre 0-0. E al rinvio Luca Re, che nonostante sia un classe 2000 ha dimostrato grande sicurezza nel primo tempo, non ha dovuto compiere interventi significativi, ma in uscita si è destreggiato almeno 2-3 volte in maniera pregevole, con grande sicurezza, trasmettendola anche ai propri compagni di reparto, alla linea difensiva azzurra. Adesso prova a uscire il Codogno con la Vertovese che alza il livello del pressing e poi va a chiudere con Bastioni in maniera pulita. Signorelli anticipato, c'è di batti e ribatti, ancora Bastioni, alla fine mette ordine Marchesi, Nasatti, Signorelli, poi Martinelli, contrasti molto molto decisi. Alla fine interviene sulle gambe il capitano del Codogno, Matteo Bertelli, quindi calcio di punizione in favore delle granate di casa. Dei Lady sta guidando come sempre con grande personalità e difensiva, ma devo dire che il 2000 Bastioni si sta anche lui confermando giocatore di livello, già pronto per la categoria. Stanno proteggendo fin qui benissimo Pilenghi, devo anche dire che il Codogno quasi mai ha provato a mettere in difficoltà la Vertovese, sempre palle alte a cercare Emilia Vacca, chiuso tra i due centrali. Sono visti pochissimo gli esterni, Guarade e Campadelli, lo stesso Albertini, con una grande velocità, inciso poco. Chiaro che adesso diventa ancora più difficile per la formazione ospite in 10 dal 45esimo del primo tempo, mentre arriva il secondo giallo per la Vertovese, stavolta è nei confronti di Nasatti, è entrato in ritardo sull'avversario. Si trattava di Mazzucchi, fallo evidente, punizione per il Codogno e giallo per lui. Prove 42 di questo secondo tempo con Warad, che cercherà il suo mancino verosimilmente dentro l'area, non colpisce però bene, palla che arriva comunque sui piedi di Visioli e arriva
la prima chance della partita per il Codogno. Guardate, voleva metterla dentro, in realtà la palla arretrata si è trasformata in un assist perfetto nei confronti di Visioli. Controllo ottimo del numero 2 e botta in diagonale con i brividi lungo la schiena per i tifosi di casa. Prima chance della partita, porta la firma degli ospiti. Va a rispondere Martinelli, traversone dentro, palla che attraversa tutto lo specchio, poi esce dalla linea, oltre alla linea di fondo, dalla parte opposta. Diciamo Codogno che, nonostante l'inferiorità numerica, nonostante abbia passato ulteriormente il baricentro, continua a reggere benissimo, continua a concedere il nulla agli avversari. E anzi, adesso riesce anche a rendersi pericoloso in fase di partenza, non l'ha mai fatto nel primo tempo, invece l'avete visto poco fa, l'ha fatto da una situazione di calcio piazzato con il destro di Visioli che ha attraversato tutto lo specchio. Attenzione all'Avertovese, Marchesi sinistro e palla larga, la risposta del Codogno, la risposta, scusate, al Codogno dell'Avertovese, ha portato la firma di Capitan Marchesi da ottima posizione dopo la sponda di Messelaglia, ha cercato la conclusione a giro, ha colpito però malissimo vanificando l'opportunità. Certo è che l'Avertovese dimostra subito di voler riprendere in mano il periodo del gioco. So, altra palla profonda di Visioli, stavolta direttamente tra le braccia di Pilenghi. L'Avertovese chiaramente scossa dalla occasione creata dal Codogno, ripreso in mano immediatamente le linee del gioco, sta spingendo a sprombattuto la formazione seriana, ancora di più lo sta facendo dopo il rosso a Cigognin, dopo l'inferiorità numerica degli avversari, anche se la prima chance da gol costruita è stata quella di poco fa di Marchesi. Adesso Messelaglia, il suo destro, Messelaglia ancora lui dentro l'area, poi Martinelli e palla che tiene due volte, ma adesso l'Avertovese fa sul serio. Ha aumentato i ritmi in maniera decisa negli ultimi minuti l'Avertovese, che ripetiamo aveva gestito fin qui un possesso palla sterile dopo la chance creata dal Codogno. Ha cambiato passo la formazione di Locatelli, ha creato due chance in pochi minuti senza riuscire a concretizzarle, ma dando la sensazione di poter adesso si mette in difficoltà il Codogno, che fino a questo momento aveva retto benissimo anche un uomo in meno, dopo aver spaventato i seriani con il destro di Visioli, ha riuscito due volte di soccombere. Adesso intervento scomposto da parte di Martinelli, finisce per travolgere Albertini e calcio di punizione sarà in favore stavolta degli azzurri ospiti. Martinelli che adesso, scusate, Albertini che adesso rimane giù per il contrasto con Martinelli, contrasto aereo, non ci è sembrato a velocità normale un intervento particolarmente grave parte di Martinelli, tant'è che non è arrivata nessuna sanzione da parte del direttore di gara, soltanto il calcio di punizione che adesso andrà a calciare come di consueto da quella posizione il mancino di Warad. Detene solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante, parte Warad. Palla dentro, è riuscita la Avertovese a reggere, sventando la minaccia, l'out però sarà ancora in favore degli ospiti dalla parte opposta. Visioli, legge bene Dossi che recupera il possesso e poi riesce anche a far rimpallare la sfera addosso all'avversario, guadagnare l'out che sarà in suo favore. 14 e 50 in questo secondo tempo, sempre 0-0 e sempre Codogno in 10 uomini per l'espulsione nel finale di prima frazione.
rifilata a Cigognini. Portovese che sta spingendo però con più convinzione dopo l'intervallo e sta anche creando le occasioni che sono mancate nel primo tempo, non le ha però sfruttate prima con Marchesi, poi con Messedaglia e Martinelli. Portovese che però davvero adesso dalla situazione di essere padrona del match. Sta mancando soltanto il colpo alla formazione di Locatelli. Colonio che da parte sua, pur difendendo basso, sta reggendo, pur concedendo occasioni, sta reggendo l'urto. Ricordiamo ancora, in fase di partenza ha anche sfiorato il clamoroso vantaggio. Adesso al rinvio andrà Luca Re, il classe 2000, bravo anche poco fa l'opporsi prima al colpo di testa di Messedaglia, poi al tiro di Martinelli. Nonostante la giovane età, postazione di grande sicurezza per lui, come avevo già detto. Signorelli, anzi Messedaglia, scusate, Martinelli, spinge lui, Nasatti. Uno contro uno, Nasatti cerca lo spazio per mettere palla dentro, non lo trova. Alla fine commette anche fallo, dove ha perso il controllo del pallone. E quindi calcio di punizione in favore del Codogno. 22 in campo, che sono gli stessi che hanno iniziato la sfida, non hanno ancora cambiato i mister, nonostante adesso il movimento sia notevole anche sulla panchina del Codogno. Di fatto tutti i giocatori in panca a scaldarsi, pronti a rispondere alla chiamata del mister. Immaginiamo che quello con più intenzioni di cambiamento sia Locatelli, che vuole assolutamente sbloccare questa sfida, mentre il Codogno può essere certamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Qui abbiamo visto ancora uno spunto di Visioli con Pilenghi che ha respinto di piede. Vertovese, palla profonda tentata da Serralunga con un controllo da parte di Mavrov. Dalla tribuna ha dato la sensazione di aver stoppato il pallone con le mani, ha protestato anche in maniera vibrante i tifosi di casa, ma il direttore di gara, che era in ottima posizione, ha fatto giocare rimessa in favore del Codogno. De Leidi ha recuperato il possesso da Vertovese. Per il 2001 Serralunga non gli è riuscito l'aggancio, poi Nasatti ha cercato di testa immediatamente la palla dentro. Sì, di controlli non perfetti, il direttore di gara fa giocare Marchesi. Sì, che buona. Per Messedaglia ancora una volta chiuso dalla linea difensiva del Codogno, con Serralunga che va a pressare fino in fondo, non riesce però a mantenere il pallone sul terreno di gioco, costretto a concedere la rimessa laterale, anzi il rinvio dal fondo al Codogno, quando il cronometro dice 18 e 47 di questa ripresa. Si resta sul punteggio di 0-0, con la Vertovese continua a fare la partita, ma dopo aver creato due chance importanti nello spazio di due minuti non è più riuscita ad insistere. La formazione seriana ha mantenuto sul possesso, ma non ha creato ulteriori chance da gol. Il Codogno, dopo quegli attimi di sbandamento, ha ripreso solidità, ha ripreso a difendere con efficacia, a concedere pochissimo e anzi a dare anche la sensazione di pericolosità quando riparte. Nasatti, traversone sul secondo palo, arriva Marchesi, la rimette al limite per Messedaglia, palla però irraggiungibile per il numero 9 che commette anche fallo, quindi calcio di punizione in favore del Codogno. Sul pallone
Mitko Mavrov che si è abbassato sulla linea difensiva dopo l'infortunio, dopo l'espulsione di Cigognini, lui che è un centrocampista centrale, mentre arriva, eccolo, il primo cambio della Vertovese. Fuori Serralunga, anzi scusate, fuori Signorelli, dentro Khalil. È questo il primo cambio deciso da Locatelli al 20:26 del secondo tempo. Ex Serenio Signorelli oggi poco incisivo, si è mosso tanto ma non è riuscito a trovare lo spunto per far male all'avversario, anche vero che è stato servito poco dai compagni, quindi opta per una soluzione diversa per questi ultimi 25 minuti mister Locatelli, andando a inserire Marco Khalil, attaccante di rapidità ma anche di buona forza fisica. Andrà lui a completare adesso il terzetto offensivo insieme a Messedaglia e classe 2001 Serralunga. Mette attenzione però perché la Vertovese è pronta anche ad eseguire il secondo cambio, stavolta ad uscire è Nasatti, al suo posto dentro Simone Rotini. Cambio eseguito, Nasatti che sicuramente ha fornito una buona prestazione di intensità in mezzo al campo, di grande rapidità, fatto con efficacia entrambe le fasi. Evidentemente ha finito anche la benzina con questo secondo tempo, mentre è stata una palla pericolosa dentro l'area che la Vertovese è riuscita a mettere fuori. Al suo posto forze fresche rappresentate da classe 96 Rotini. Rivio sballato del Codogno, la Vertovese deve cercare di mantenere la calma, di giocare con efficacia palla a terra e se possibile di aumentare i ritmi rispetto a quanto visto fino a questo momento per riuscire a creare le occasioni che fin qui gli sono mancate per mettere in difficoltà il Codogno. Ci prova adesso Martinelli, giro palla e Vertovese che perde metri. Il Codogno, dobbiamo dire davvero, nonostante l'inferiorità numerica, sta confermando la solidità mostrata nel primo tempo, concede davvero pochissimo la formazione ospite e ricordiamo che in partenza ha anche creato due pericoli significativi con due diagonali di Visioli, uno terminato largo e il secondo murato di piede da Pilenghi. Colonio che, se escludiamo due brividi tra l'undicesimo e il dodicesimo, con un sinistro di Marchesi da ottima posizione finito alto e un doppio tentativo di Messedaglia e Martinelli murato da Re, scusiamo appunto quei due minuti di sbandamento, non ha mai sofferto la qualità della Vertovese. Messedaglia si è mosso tanto, una giocata straordinaria per lui quella in cui dopo aver recuperato palla ai danni di Cigognini si è involato verso la porta, steso e quindi di fatto procurando causa fallo dall'ultimo uomo, espulsione all'avversario. Appunto, a parte questa giocata si è mosso tantissimo ma non ha trovato mai la situazione giusta per poter incidere dentro l'area, oltre a Signorelli poi sostituito anche Serralunga dalla parte opposta, non è quasi mai riuscito ad innescare il puntero. Adesso abbiamo messo l'aria a duellare e a recuperare il possesso con grande vivacità, poi anche la Veronica per far andare i suoi, a confermare ancora una volta le sue grandi qualità. Qui Messedaglia ha messo prima il fisico per recuperare il possesso, poi la tecnica per proteggerlo. Marchesi ha subito forse fallo qui Serralunga, però il direttore di gara stesso metodo di giudizio per tutta la sfida, fa giocare, fischia solo i falli più evidenti, la sta tenendo in pugno bene il signor Coppelli di Mantova. De Lady spinge lui per il taglio di Khalil, l'ex colognese ha cercato la traversione immediata, murato, possesso ancora Vertovese. Marchesi
Bastioni, giro palla Vertovesa al 25esimo di questo secondo tempo. De Lady, incitati a gran voce dal mister, la propria tifoseria, la Vertovese spinge con Marchesi, Martinelli, Marchesi, triangolo che non si chiude, ancora una volta il Codogno libera il pericolo spazzando direttamente in tribuna. Prima però della ripresa del gioco arriva anche il primo cambio per gli ospiti, ad uscire è Campadelli, al suo posto, al posto del classe 2001, entra Anelli, anche lui classe 2001, ovviamente per il rispetto della regola dei giovani. Cambio eseguito, il gioco che riprenderà la destra con le mani di Martinelli. Marchesi, ottima sponda, ancora Martinelli, si gioca in un fazzoletto, riparte lui, Bastioni, De Lady, ancora Bastioni, giro palla insistito dei Seriani che però non guadagnano metri, il Codogno occupa ancora una volta in maniera efficace tutti gli spazi, De Lady, Serra Lunga, Martinelli, uno contro uno, attenzione Martinelli, va fino in fondo, poi la mette molto bene per la giocata spettacolare di Khalil, la giocata più bella della partita vista fin qui, traversione di Martinelli, rovesciata volante di Khalil, palla larga di poco, Vertovese stavolta vicino al vantaggio. Seriani che hanno trovato dopo un giro palla insistito lo sfogo sulla destra, Martinelli stavolta ha saltato secco l'uomo e poi ha messo un traversone forte e teso dentro l'area, fenomenale Khalil, si è coordinato in rovesciata, ha colpito in maniera pulita la palla, ripetiamo, sfera terminata di fuori, fuori di pochissimo, adesso altro traversone di Martinelli, stavolta ha cercato la testa di Messedaglia che però non ha inquadrato lo specchio. Stavolta non perfetta come, la precedente, come quella precedente, la manovra della Vertovese che ripetiamo, però ha sfiorato il vantaggio con Khalil poco fa e adesso ha riprovato la stessa azione con Torsoni Martinelli, però stavolta la lata quarta con Messedaglia che non ha colpito bene. Eccolo Messedaglia, ancora una volta lui di testa per Khalil, anticipato da Mavrov che si sta dimostrando molto bravo anche a dirigere la linea difensiva, lui che è un centrocampista. De Lady, Dossi, ex Brusa, cerca la palla per Messedaglia, ancora una volta ben schermato da Mavrov, non perfetto stavolta Legnani, ma il possesso è ancora Vertovese con Messedaglia che dopo una serie di rimpalli ha cercato di tenere il pallone, poi attenzione al taglio improvviso verso la porta di Albertini, va fino in fondo e calcio di rigore nel momento di maggior pressione della Vertovese, la pressione non è però sfociata nel vantaggio che sembrava ormai imminente, è arrivato il contropiede del Codogno, in realtà dormita difensiva della Vertovese, Legnani e De Lady non sono stati sul pallone, hanno aspettato troppo, si è infilato a grandi falcate Albertini, ha puntato e ha saltato anche Pilenghi in uscita, toccato e dato giù, calcio di rigore, occasione clamorosa per il Codogno. Davvero ingenuità qui della Vertovese, con l'uomo in più nel momento di maggior spinta, con le occasioni che cominciavano a arrivare per i seriani, contropiede di fatto regalato dopo una dormita difensiva e calcio di rigore adesso, Migliavacca contro Pilenghi, momento chiave della partita,
al 30esimo della ripresa. Va ancora a sistemare il pallone Migliavacca, tensione palpabile anche sugli spalti. Il numero 9 contro Pilenghi. Parte Migliavacca. Piazzato, non sbaglia, l'ha calciato benissimo il numero 9. Piattone sotto il 7. Codogno in vantaggio. Dai, 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 dai! Andiamo, dai! Quando il cronometro dice 30 e 57 di questo secondo tempo, il Codogno è passato in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, nonostante abbia difeso col baricentro basso la formazione ospite, che adesso va a eseguire il secondo cambio con l'uscita di Albertini, che si è procurato il calcio di rigore e l'ingresso al suo posto di Filipov. Eseguito quindi anche il cambio, dicevamo, Codogno che ha retto bene nonostante il fettano meccano, nonostante abbia passato il baricentro, concedendosi qualcosa ma riuscendo sempre a stare in piedi, e poi approfittando di una dormita difensiva della Vertovese con Albertini si è involato verso la porta, steso in uscita da Pilenghi, si è guadagnato il calcio di rigore, poi trasformato da Migliavacca per il vantaggio ospite. Vertovese che ha gestito praticamente sempre il possesso, che negli ultimi minuti aveva aumentato ulteriormente i ritmi della sfida, creando anche diverse buone occasioni, colpita però da questa ripartenza letale. Adesso dovrà cercare nel finale la reazione d'orgoglio e di tecnica per riuscire quantomeno a equilibrare la sfida, per riuscire quantomeno a evitare una sconfitta che avrebbe il sapore della beffa. D'altra parte il Codogno cercherà chiaramente di reggere per difendere un preziosissimo vantaggio, per cercare di portare fino in fondo la vittoria, che sarebbe pesantissima, mentre qui arriva l'errore di Pilenghi, arriva il tap-in sotto porta da parte di Filipov, appena entrato in campo c'è il raddoppio del Codogno, e adesso per la Vertovese si fa davvero durissima. Davvero come il calcio possa regalare sorprese in ogni situazione. Ripetiamo ancora, nel momento migliore della Vertovese, nel momento di forcing massimo dei seriani, con il Codogno chiuso a riccio e nell'inferiorità numerica, due fiammate degli ospiti, prima il calcio di rigore trasformato da Migliavacca, poi il tap-in su respinta non perfetta di Pilenghi con Filipov che è appena entrato in campo, ha depositato il 2-0. Adesso davvero diventa durissima per la Vertovese recuperare il doppio svantaggio in poco più di 10 minuti, mentre il Codogno potrà amministrare davvero un punteggio isperato e di grandissima importanza in questa sfida che si annunciava alla vigilia particolarmente complicata per la formazione milanese. Il rinvio di Pilenghi, poi la tiene Dossi. Legnani, profondo per Messelaglia, non passa però. Messelaglia ha chiuso, poi Khalil che è fresco, appena entrato. Martinelli. Gira, gira! La mette dentro per Messelaglia, palla però irraggiungibile per il numero 9. Il Codogno fa ancora una volta buona guardia.
ma di liberare più lontano possibile con Warrad. È chiaro che adesso per la formazione ospite sopra diventa la priorità assoluta, liberare l'area il prima possibile per tenere la Virtovese lontana la buona porta. E Seriani che da canto loro devono aumentare anche in maniera frenetica i ritmi, non hanno più tempo da pensare, devono assolutamente cercare di accorciare le distanze per rientrare nel match, un match che sembrava davvero in mano alla Virtovese, che incredibilmente adesso vedi Seriani sotto di due reti. Virtovese che va ad eseguire il terzo cambio dopo l'uscita di Nasatti e Serralunga, sostituiti da Rotini e Khalil. Stavolta ad uscire è Dossi, al suo posto dentro Facchinetti, l'abbiamo già presentato, giocatore di qualità e esperienza, si affida in questo finale a lui mister Locatelli per riuscire a riaprire la contesa. Visioli la mette dentro lui, la chiude però facilmente Pilenghi, subito per Facchinetti che va a toccare il primo pallone della sua partita. Mescedaglia, non perfetto il controllo, buona però la palla di ritorno proprio per Facchinetti. Legnani fa girare Bastioni, seppur con qualche difficoltà la tiene, poi l'appoggio non è perfetto, Virtuoso che fatica a allontanare i metri. De Lady, Martinelli, il taglio di Facchinetti, poi profondo per Khalil, attenzione Khalil, il suo destro, e c'è il gol della Virtovese con Khalil, gran gol del numero 20, una bordata sotto la traversa, i Seriani rientrano in partita al 37-30. Andiamo! Il guizzo di Khalil, il momento più difficile per i suoi, colpiti due volte, ha trovato la gran botta sotto attraverso, il gol da bomber vero, e adesso la Virtovese con ancora 8 minuti da giocare, con l'uomo in più, spinge a sprombattuto a caccia del pareggio, mentre arriva anche il terzo cambio del Codogno, stavolta ad uscire è Warrad, al suo posto dentro Mignoni. Cambio eseguito in un secondo tempo bellissimo, se nel primo c'erano viste soprattutto trame in mezzo al campo senza chance da rete, questo secondo tempo la partita è esplosa con tantissime emozioni. Adesso dentro l'area Mescedaglia, l'uomo che ha deciso il derby di 7 giorni fa contro l'Albino Gandino, Murato. Bastioni stavolta cambia passo e tiene il possesso. Pilenghi, non è passo nemmeno lui perfetto in occasione del raddoppio del Codogno. Bastioni, Legnani, giro palla, Martinelli, c'è Facchinetti che l'aspetta larga, arrivano da lui, Facchinetti uno contro uno, ancora Martinelli a spazio, la versione dentro, profondo, va giù dentro l'area Rotini. Anche la nostra postazione si è passo obiettivamente un contatto veniale, l'ha valutato allo stesso modo il direttore di gara facendo giocare, quando al 39-47 arriva anche il quarto cambio per la Virtovese, ne ha seguiti tre invece il Codogno, ricordiamo che nel calcio statistico ne hanno 5 per parte. Ad uscire stavolta è Serralunga, al suo posto dentro
Paolo Zambelli. Mi correggono, forse è stato Andreini il cambio, e infatti sì, è proprio lui, il numero 15, a prendere il posto di Sciaralunga. Out in favore della Vertovese. Gira, gira! 40 e 42. Ancora 4 minuti più recupero per i Ceriani, che hanno accorciato le distanze con Khalil. Adesso spingono con l'uomo in più a caccia del pareggio. Facchinetti, salta secco l'uomo, messo giù. Quindi calcio di punizione per la Vertovese. Devo dire che se il Codogno aveva risposto bene sia all'infotanomeca che al forcing della Vertovese, trovando poi due affondi letali per trovarsi sorprendentemente sul 2-0. Adesso sta accusando il colpo al gol di Khalil, e anche la fatica, sta difendendo con più difficoltà in questo finale, a cercare di reggere al forcing della Vertovese, che invece è rientrata in partita, vuole assolutamente sventare la minaccia della sconfitta prima della punizione. Però arriva il quarto cambio anche per il Codogno. Fuori Migliavacca, dentro Vernacci. Migliavacca freddissimo in occasione del calcio di rigore del primo vantaggio. Batte Facchinetti, palla bassa. E poi la rovesciata tentata ancora da Khalil. Sicuramente grande impatto sulla sfida di Khalil, mentre qui ha commesso gioco pericoloso, quindi è andato a commettere fallo. Diciamo, grande impatto sulla sfida di Khalil. Prima una rovesciata splendida, terminata fuori di poco. Poi il gol, la botta secca sotto la traversa, che ha ridato speranze alla Vertovese. In questo finale Khalil, che adesso va a sincerarsi nelle condizioni dell'avversario dopo averlo colpito in volto con la sua rovesciata, sicuramente è contatto molto molto forte. Khalil cercava il pallone, ha impattato invece l'avversario. Sono entrati i sanitari a prestare i soccorsi del caso. Vedremo se servirà anche il quinto cambio per il Codogno, l'ultimo a disposizione di mister Mazza. E ancora uno anche Locatelli, anche se adesso vediamo tutti fermi sulla partita della Vertovese, immaginiamo che non abbia più intenzione di eseguire sostituzioni il mister di casa, che mettendo Facchinetti, Rotini, Khalil e Andreini ha cercato chiaramente di cambiare l'inerzia in una sfida che si era complicata improvvisamente e che resta ancora molto molto difficile per la Vertovese, che nonostante l'uomo in più è ancora sotto di un gol con la sua parità nell'ultimo minuto del match più recupero. Al rinvio Mavrov, la spara più lontano possibile. Bastioni, palla prolungata da Rotini, non arriva però. Allora Bastioni, Legnani ha già sbagliato spesso in fase di appoggio il numero 4, l'ha fatto anche in quest'ultima situazione con Martinelli, che non è pulito nell'appoggio di testa, e il Codogno che riesce a mantenere il possesso. Fa passare secondi preziosi alleggerendo la pressione. De Leidi con un guizzo. Bastioni, giro palla stavolta efficace dei padroni di casa, che vanno a destra da Martinelli. Facchinetti l'aspetta, non arriva però. Alto errore in fase di uscita da Vertovese, con Martinelli bravo comunque a recuperare. Possesso e punizione. Legnani, Bastioni, attacco della Vertovese a caccia del pareggio. Codogno tutto chiuso a difendere il vantaggio. Altra palla fuori, qui fallo ingenuo in attacco della Vertovese, che ha sì impedito la ripartenza agli ospiti milanesi, ma inevitabilmente
ha fatto trascorrere ulteriore tempo. Giallo arrivato per il momento Andreini. Extra time segnalato, non mi ero accorto, grazie a chi mi è vicino che me l'ha comunicato. 5 minuti ancora da giocare, 5 minuti per le speranze della Vertovese, 5 minuti per stringere i denti per il Codogno, mentre qui Martinelli rimedia una posizione iniziale non perfetta con la gara in corsa. Facchinetti, Legnani ancora una volta non velocissimo nel liberarsi del pallone, stavolta però guadagna fallo. Bastioni, Marchesi, il capitano, palla che passa per Messelai, attenzione dentro l'area, non ha trovato però lo spunto il numero 9, gli è mancato fin qui il guizzo. Spirano, i tifosi di casa, lo trovi in questi ultimi minuti. Avvio profondo da parte di Repi. Bastioni si aiuta con le mani. Vernacci molto bravo nel mettere il corpo, attraversare il pallone, guadagnare fallo. Questi sono secondi preziosissimi che passano per il Codogno, che può allentare la pressione della Vertovese quando si sta andando anche il secondo dei 5 di recupero assegnati dal direttore di gara. Mavrov ha finito la botta, poi ha aperto bene per Filipov, l'autore del secondo gol del Codogno, che fin qui sta risultando determinante. Ancora palla dentro di Filipov, palla però completamente sballata, finisce per regalare la rimessa dalla parte opposta ai Seriani. Legnani, altra apertura sbagliata del numero 4, davvero tanti errori per lui, soprattutto in questo finale, probabilmente anche un po' di stanchezza. Certo è che in questa maniera regala un altro possesso agli ospiti, che fanno trascorrere ulteriore tempo. Palla sopra per Vernacci, va giù però tutto regolare stavolta, si gioca. Legnani, appoggio stavolta preciso, evita bene anche l'avversario. Marchesi va a prenderla, Legnani gliela dà. Martinelli, Facchinetti, Vertovese che porta uno degli ultimi assalti, palla dentro di Facchinetti, la spara via il Codogno. Ma Vertovese che insiste con le mani, Facchinetti, Martinelli, ancora Facchinetti, salta secco l'uomo, grande qualità per lui, poi palla che resta dentro l'area per andare a saltare Khalil, ha ostacolato Re in uscita, ha commesso fallo e quindi punizione per il Codogno quando manca poco più di un minuto al termine. Questa era una delle ultime chance sicuramente per i seriani. Facchinetti ha mostrato nell'ultimo scampolo di partita da subentrato le qualità che ha. Altra palla splendida messa dentro. Re però ha risposto bene, il numero uno ospite ancora una volta. Grande personalità in uscita, ha smettato la minaccia. Codogno prova a mantenere fuori il pallone, fuori dalla prima metà campo, ci riesce con la rimessa. Protezione di Vernacci, appena entrato a forze fresche, le mostra. Se lo trascorre anche lui secondi preziosi. Poi De Leidi per Khalil, gran giocata di Khalil, è rimasto il pallone dietro. Rimessa comunque Vertovese per quello che dovrebbe essere l'ultima azione della sfida. Marchesi ha cercato di andarsene, non c'è riuscito e infatti così è. Questa è l'ultima palla, arriva il fischio del direttore di gara dopo 3 vittorie consecutive, 2 in Coppa e 1 in campionato. Arriva la prima sconfitta stagionale per la Vertovese.
due errori difensivi costati carissimo ai Ceriani. Hanno riaperto il match col Khalil, ma non hanno trovato il colpo per riequilibrarlo. Trovano invece i primi punti del campionato i giocatori del Codogno, che con solidità e cinismo conquistano una vittoria pesantissima nella corsa verso la salvezza. Quindi per questa sfida da Vertova è tutto. Un saluto da Stefano Savoldelli, un ringraziamento a Riccardo Ravez per le riprese. Vi diamo appuntamento a domenica prossima con le telecronache integrali, con la sfida tra Governo Lese e Darfo Boari. Abbiamo invece appuntamento a domani sera alle 20:10, sempre sul canale 88, con tempi supplementari per vedere tutto quello che c'è da vedere sul calcio dilettantistico. Buona serata.